7 punti su 12 negli scontri diretti. Grazie a questo bottino il Teramo sta per mettere in cassaforte la permanenza in Serie C. Mancano solo i punti della sicurezza, quelli che potrebbero arrivare magari già domenica contro il Vicenza, quando il Diavolo tornerà a giocare sul proprio terreno, che ultimamente però non gli ha regalato grandi soddisfazioni. Le ultime sconfitte interne con Fermana prima e Virtus Verona poi pesano, perché con rendimento in trasferta la banda di Maurizi ha quasi messo in cassaforte la salvezza. Insomma, il ciclo terribile degli scontri diretti si conclude con un saldo decisamente positivo. A parte lo scivolone interno contro i veronesi, per il resto il Teramo ha saputo interpretare tutti e tre gli altri match. Quello con l'Albino Lef è stato il primo, quando ha saputo soffrire, specie nella ripresa, soverchiato dai bergamaschi a cui serviva un successo, colpendo nell'unica vera occasione disponibile della ripresa su un calcio di rigore preso da Ventola su Genevieve. A Gorgonzola altra gara di sofferenza tremenda, specie dei primi minuti, prima della rimonta e del sorpasso arrivati tra primo e secondo tempo, con l'assalto finale dei padroni di casa sempre rintuzzato da una retroguardia che non è ancora imperforabile, e a questo punto non lo sarà per questa stagione, ma che vede i benefici di un attacco che ha alzato decisamente la media realizzativa. È lì che il Diavolo ha cambiato passo. Infantino certamente sta dando una grossa mano e domenica al Bonolis si ripresenterà fisicamente di nuovo a posto dopo aver smaltito l'infiammazione al calcagno che ne ha condizionato il rendimento nelle ultime due uscite. Quella di Meda, cronologicamente la più recente, ha mostrato quella maturità sul terreno di gioco che occorre quando bisogna pesare i punti e pensare in prospettiva senza lasciarsi prendere dalla voglia di successo ad ogni costo. Maurizi col Vicenza non avrà Lorenzo De Grazia squalificato e questo porterà il tecnico con ogni probabilità ad accantonare momentaneamente il 3-5-1-1 per tornare alle due punte con Sparacello e Infantino e rientro in mediana di Persia con la conferma di Pacini tra i pali. La partita però è ancora molto lontana, non la salvezza, per cui basterebbe anche solo una vittoria raggiungendo quota 41 a 4 giornate dalla fine. Ma il Diavolo guarderà con molta attenzione anche il recupero di domani tra Fano e Fermana, gara rinviata lo scorso 17 marzo e che domani si giocherà nel rinnovato Mancini. Se i Granata fanno risultato pieno, tornano in corsa anche per la salvezza diretta. Se si impone la Fermana, che sarà priva però di Comotto e Urbinati, per la squadra di Fabio Brini, il destino potrebbe essere già definitivamente segnato.